Davanti Happy Teli trova l'opposizione esterna di Valle Nordica, i due in linea sulla piegata. Si è coperto invece Lilium che precede Merangeli all'esterno con all'interno Blue Feeling in coda, ma contatto Blue Roman Empire. Così Cavalli al completamento della piegata di sinistra con la grigia Happy Teli che tiene sempre a mezza di vantaggio, galoppa la sua sella infatti Valle Nordica che non la perde di vista avendo in scia Merangeli, all'interno rimane invece coperto Lilium che precede Blue Roman Empire preceduto anche da Blue Feeling. Così concorrenti a metà del rettilineo opposto all'arrivo con Happy Teli che ora vede la minaccia esterna di Lilium che tira fuori un parziale che mette un po' in crisi Valle Nordica, mette in crisi anche Blue Roman Empire che segue staccato dal gruppo, prova a avvicinarsi Blue Feeling, Merangeli anche lui in crisi con Lilium che continua ad attaccare all'esterno Happy Teli che prova a rientrare con l'ausilio della corda, Lilium ed Happy sono in linea, questi due che si giocano la vittoria, poi Blue Feeling che prova a recuperare su Valle Nordica, Happy Teli sempre in vantaggio su Lilium, ma all'esterno di tutti si ingamba anche Blue Feeling, Happy Teli che prova a roccarsi in corda, all'esterno Blue Feeling favorita dal treno veloce di corsa, lo scatto di Blue Feeling che nel tratto finale ben servita dal treno di corsa batte Happy Teli, poi all'interno Blue Roman Empire che finisce praticamente senza correre su Valle Nordica, lo stremato Lilium e Merangeli. Blue Feeling hanno fatto l'arrivo in curva, Blue Feeling, Ivan Rossi li ha presi, li ha messi nel mirino, li ha presi sotto tiro nel finale e li ha volati via ai 100 dal palo. Happy Teli comunque si salva per il secondo posto dal finale di Blue Roman Empire.